perché noi abbiamo una convenzione internazionale firmata da Roberto Maroni, quindi governo Berlusconi destra, nel 2003, che ci obbliga ad assisterlo. Quando questo ragazzo, nel 90% dei casi, ve lo dico perché io conosco tutte le associazioni che lavorano in questo campo, vuole andare in Francia, in Germania, in Norvegia, non vuole rimanere qua, perché le famiglie spesso o gli amici sono in quegli altri paesi, perché l'immigrazione noi ce l'abbiamo da poco. In Francia c'è le seconde, le terze generazioni, quindi c'è gli amici, i parenti di questi ragazzi. Quindi l'argomento è molto complesso. Quindi abbiamo una convenzione di Dublino che dovrebbe essere modificata, e l'allora Premier Renzi l'ha detto e chiesto più volte, firmata da Berlusconi. Abbiamo un'Europa che su questo tema non esiste e non interviene nei confronti, per esempio, dei governi tipo quello ungherese che mette i muri, quello francese, io spero adesso Macron si comporti diversamente, che non è solidale con l'Italia. E poi abbiamo dei finanziamenti comunque per la gestione, ricordiamoci che l'accoglienza la paga sì il Ministero dell'Interno, ma con un buon 70% di risorse che arrivano da Bruxelles. Vabbè, sono sempre soldi, per questa cosa. Sono sempre soldi pubblici, ma sono soldi dell'Unione Europea, non sono soldi diretti dell'Italia, questo lo voglio rimarcare. Quindi il ragionamento è molto complesso. Aggiungo un ulteriore elemento, perché qui non è facciamoli entrare, non facciamoli entrare. Io domani mattina mi sveglio e dico che il vento è troppo forte, che fa cadere gli alberi, e voglio bloccare il vento. Il vento non si blocca. I processi storici come questo non si bloccano, si controllano, si regolamentano e si gestiscono. Per me, e alcuni PM stanno indagando proprio su questo, è chiaro a tutti che è un business. Quindi non si può poi, quando succedono questi fatti d'Arezzo, non alzare la testa e dire, beh, secondo me a un certo punto, come noi, per natura, gli italiani, o comunque anche il popolo aretino, non penso che sia cattivo o che siano persone che dall'oggi al domani sono cambiate. No, ma a un certo punto è giunto il momento di dire basta. Perché quando si parla di regolamentare, visto che tu hai parlato di regolamentazione, qui in questo momento non c'è una regolamentazione. Qui c'è uno sbarco continuo di gente che arriva nelle nostre coste, tra parentesi, non da zone di guerra, non da zone di guerra, perché da zone di guerra ne verranno forse il 20%, non abbiamo più la possibilità di accoglierli, perché è chiaro a tutti che a un certo punto le cifre, quelle ufficiali, parlano di 4 miliardi spesi lo scorso anno, e secondo me sono il doppio, molto più del doppio, e pensa a tutti quegli italiani che a fine mese, anzi scusami, al 15 del mese neanche ci arrivano, e sono presi a pesci in faccia. Allora a me dispiace vedere, per quanto pacifica, la protesta di alcune persone davanti alla questura, sicuramente da qualcuno imbeccate, perché non mi si venga a dire che 50 persone si riuniscono spontaneamente per poi andare in questura. Qualcuno l'ha imboccate, l'ha fatta portare lì, e meno male che è stata pacifica, perché in altri posti d'Italia questa pacificità non c'è stata, c'è stato delle risse.